Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Joele e questo è il mio canale. Oggi siamo qui accanto al semenzaio, in questo angolo un po' più scientifico dell'orto, per parlare di 5 consigli che voglio darvi per avere dei buoni risultati o insomma per non incorrere in troppi problemi, perché vi assicuro che il semenzaio così riscaldato, al chiuso, insomma anche all'aperto ma comunque in un ambiente contenuto, non è semplice da gestire, soprattutto quando le piantine sono così tante insieme, ci sono moltissime variabili. Coltivare le piantine per il proprio orto un pochino in anticipo, così durante la stagione, è una cosa molto molto comoda, veramente utile, che ci può dare anche grandi soddisfazioni, perché poi quando vediamo le nostre piantine tutte belle cresciute fa molto sfogo. Il problema è che non è una cosa semplice da gestire, le piantine quando sono piccole sono molto delicate e hanno bisogno di condizioni molto ben precise, senza troppe raffazzonature, eh? Ma prima di cominciare vi voglio chiedere di iscrivervi al mio canale, anche se non avete ancora visto il video vi dovete fidare, dovete iscrivervi a questo canale, perché molti di voi guardano i video senza essere iscritti. Questa non è una cosa giusta, non va bene, quindi andate subito ad iscrivervi e poi finiamo di girare il video e vediamo cosa si fa. Ma non giro il video fino a che non vi iscrivete, quindi io resto qua mentre voi vi iscrivete. Avete questo tempo per iscrivervi? Bene, ora che vi siete iscritti possiamo cominciare. Punto numero 1: iniziamo a parlare delle piantine partendo dai semi. La cosa più importante di tutte quando si fanno le nostre piantine da orto in semenzaio o anche non in semenzaio, anche direttamente all'aperto quando ci pare, è in assoluto il seme. Il seme deve essere di più alta qualità possibile e voi vi chiederete: come faccio a capire se i semi che sto utilizzando sono di buona qualità? Non è facile capirlo se si ha le prime armi. Quello che vi consiglio io è di comprare i semi in luoghi specializzati per prima cosa. Non acquistate i semi in discount o in supermercati o nella grande distribuzione, dove ovviamente tendono a farvi il prezzo corto per darvi anche un prodotto un po' più scaccarello, no? Crausetto. Una cosa importante infatti è la percentuale di germinabilità. Quando si guarda alla confezione o si comprano su internet, quindi si guarda la descrizione del prodotto, dobbiamo controllare sempre la percentuale di germinabilità. Perlomeno se non viene descritta nella descrizione del prodotto, guardiamo se ci sono delle recensioni, insomma qualche fonte che ci assicuri la percentuale di germinazione dei semi. Non sempre la quantità è simbolo di qualità. Più semi vengono messi, probabilmente più è bassa la percentuale di germinazione, perché ovviamente loro tendono a darvene tanti, così almeno qualcuno germinerà. Però ovviamente questo non vuol dire che germineranno tutti, ma se noi vogliamo seminare soltanto 10 piantine, ne seminiamo 10 e ne avremo 5, e quindi dobbiamo già pensare a doverne seminare 20. È una cosa che va pensata in anticipo. Se non sappiamo qual è la percentuale di germinabilità, incorriamo in queste problematiche. Inoltre, quando si acquistano i semi è bene controllare la scadenza, soprattutto in negozio. A volte vengono messi in avanti i semi che scadono più rapidamente o che sono anche già scaduti, perché comunque i semi non scadono proprio precisi come un arancio, per esempio. Neanche l'arancio scade, a dire la verità. Tanto meno per i semi, che si conservano anche molto a lungo se conservati appunto nelle condizioni giuste. Ovviamente meglio partire dai semi migliori, quindi da quelli che non sono ancora scaduti o che scadono più in là nel tempo possibile. Se voi a casa avete dei semi che non avete seminato, per esempio nelle stagioni successive, potete conservarli e mandarli avanti per qualche altra stagione. Per conservare i semi vi consiglio di tenerli in delle buste sigillate, quelle con la cerniera che sigillano l'aria, che non fanno entrare aria, e tenerle in un ambiente il più asciutto possibile e non dico caldo, ma non dico nemmeno freddo, una temperatura normale. Per esempio in casa potrebbe andare bene ad una temperatura ambiente, senza né troppa umidità né troppo asciutto, ovviamente grazie alla bustina sigillata. La seconda cosa più importante da guardare quando seminiamo è il terriccio. Ovviamente il terriccio è un argomento molto molto ampio. Purtroppo non sono ancora in quel momento in cui posso farvi un video esplicativo di qual è la mia ricetta perfetta. Ci sto arrivando, in un video che vi metterò qua sopra inizio a spiegarlo, però devo fare ancora qualche modifica per essere più sicuro di quello che dico. Quindi quello che posso dirvi adesso è: per prima cosa, acquistare un terriccio da semina specifico nella vostra agraria, che sia un terriccio fine. E questo terriccio si distingue dagli altri terricci perché ha anche dei valori nutrizionali all'interno molto definiti e precisi per la semina. Non serve troppo azoto per la semina, non serve troppo potassio, serve più che altro fosforo, ma nemmeno troppo, altrimenti andiamo a fregare i nostri semi. Dobbiamo soltanto creare un ambiente favorevole alla germinazione e poi un pochino di energie per far partire le piantine, ma neanche troppe, perché quando la piantina sarà
molto piccola, non ha bisogno di tutto quell'azoto che ha, che ne ha invece durante lo sviluppo, perché quando è piccola così potrebbe bruciarsi a causa della troppa concentrazione di azoto all'interno del terreno. Principalmente, per quanto mi riguarda, divido in due i terricci per il mio semenzaio: quello che utilizzo direttamente per la semina, quindi quello più neutro possibile, quello di cui parlavamo adesso, per appunto semina, quello molto fine di torba praticamente e basta, e un altro concime un pochino più complesso che solitamente mescolo con del lombricompost, può essere mescolato anche con un pochino di perlite, che invece ci servirà per lo sviluppo successivo, quando andrò a trapiantare la piantina proprio germogliata all'interno di un alveolo o di un vasetto. In quel caso metterò un terriccio un pochino più nutriente che mi servirà a dare una leggera spinta alla nostra piantina. Punto numero 3, l'irrigazione. L'irrigazione è una cosa molto molto importante, non deve mai mancare, mi raccomando, quando seminate le piantine e le coltivate all'interno di un semenzaio così chiuso, riscaldato, è importante annaffiare almeno una volta al giorno con parsimonia, perché essendo in una fase molto molto delicata non bisogna annaffiare troppo e non bisogna annaffiare troppo poco. Se annaffiamo troppo si creano malattie fungine, se annaffiamo troppo poco secca tutto, è un problema, perché le piante sono molto molto delicate, non hanno grandi riserve idriche all'interno del loro corpo, anzi è più quello che consumano dal terriccio di quello che si possano permettere di utilizzare loro all'interno del loro fusto, appunto perché sono molto piccole. Al contrario, se irrighiamo troppo rischiamo di incorrere in delle malattie fungine che attaccheranno il fusto della nostra pianta e la faranno afflosciare. Se vedete la piantina che è tutta bella, perfetta, cresciuta, e poi un giorno è su e un giorno è giù, è perché una muffa molto particolare, che adesso non so come cavolo, ha attaccato il colletto della nostra pianta e l'ha fatto stringere e marcire a tal punto da farla collassare sul lato. Il resto della pianta sembrerà normale, ma in realtà è come stata tagliata alla base, al colletto. Succede, non è niente di grave, molto probabilmente sarà utile buttare tutto, ovviamente utilizzatelo in un altro modo quel terriccio, per piante molto più rustiche, e i contenitori vanno puliti e disinfettati dove è possibile, ma insomma puliti molto a fondo in modo che non restino residui all'interno dei contenitori. Una cosa che faccio io e che può essere utile: ogni tanto durante le irrigazioni delle nostre piantine inseriamo un pochino di micorrize. Alcuni tipi di micorrize che io utilizzo, che adesso ho qua sopra il tavolo, hanno all'interno anche una serie di funghi e miceli utili a contrastare queste muffe. Non le disattivano direttamente, ma diciamo che essendo funghi buoni non ci sarà di cosa preoccuparci e tutto andrà bene. Questa pratica può essere effettuata per combattere fino a un certo punto, più che altro per prevenire questo genere di problemi. Tra i diversi metodi di irrigazione ce ne sono molti. Io utilizzo qua ad esempio una vasca piena d'acqua e ci tuffo dentro le vaschette che hanno appunto i forellini in fondo e lascio che le vaschette assorbano l'acqua, oppure utilizzo questa bottiglia di plastica con il tappo tutto forellato e basta. Praticamente possono essere utilizzati anche dei piccoli piccoli annaffiatori. La cosa importante è che non andiamo a schiacciare troppo le nostre piantine e stenderle, traumatizzarle eccessivamente, perché sono piccole, comunque possono essere traumatizzate anche da piccoli eventi come questi. Solitamente inizio con la subirrigazione, che è un pochino più delicata per le nostre piantine, e poi successivamente, quando sviluppano il fusto, vado di bottiglia dell'acqua. È comoda la bottiglia di plastica perché può essere strizzata e viene creata una pressione all'interno che fa fuoriuscire l'acqua nella quantità che vogliamo noi. Un'altra cosa importante: quando le piantine raggiungono un livello di crescita un pochino più avanzato, io utilizzo questo. Vedete qua questa bottiglia un pochino così particolare, è una bottiglia di quelle che ci vanno i detersivi, in questo caso c'era l'acqua distillata, nel quale ho mescolato l'acqua che utilizzo per irrigare con un pochino di fertilizzante biologico in polvere. Poco, ma ad un certo punto della coltivazione la fertirrigazione è importante da portare avanti. Io non la applico assolutamente prima che spuntino le seconde foglie, proprio il minimo, altrimenti si rischia di bruciare la pianta, anche se comunque è molto difficile perché questo è un concime diluito e ne utilizzo una percentuale molto 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 bassa. Però comunque, come vi dicevo, poiché il terriccio che utilizziamo per le semine non è ricchissimo, è sufficiente per far spuntare la piantina e fargli partire le prime quattro foglie, ma dopodiché diciamo che è importante far sì che la pianta abbia tutti i componenti necessari. In più, questo fertilizzante è un fertilizzante biologico, è un fertilizzante derivato dalle alghe, che è qua, lo vedete? Qua.
Ed è proprio questo. Adesso non so se lo vedrete bene, comunque posso provare a vedere se trovo il link per mettervelo in descrizione. Io questo l'ho acquistato dalla mia agraria di fiducia, negozio fisico, quindi non so se su internet lo troverò. Potete utilizzare anche concimi liquidi da ridiluire. Io sinceramente preferisco utilizzare questo perché è molto concentrato, un bidoncino così vi dura un'eternità, e in più appunto è uno di quelli che mi ha consigliato il mio omino dell'agraria di fiducia, e quindi mi fido al 100%, 99%. Ovviamente quando sono piccole non vogliamo dare tanta acqua un giorno e poco a un altro, andare a sbilanciarsi così. Cerchiamo di creare una costanza nell'irrigazione, annaffiare sempre nello stesso modo. Punto numero 4. Il quarto punto è il comfort. Vogliamo che le nostre piantine stiano belle belle comode. Quando sono così piccole è facile traumatizzarle, infatti. Una cosa che ho notato io nei miei piccoli esperimenti ortistici è che dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo, ai traumi che facciamo subire alle nostre piantine. Per questo cerchiamo di ridurli al minimo, o comunque non sottovalutare, ma che vuoi che sia se un giorno stanno al buio, ma che vuoi che sia se oggi non l'annaffio, non le concimo, o se il terriccio non è proprio quello adatto, o se le lascio fuori un giorno e prendono una sgrolla d'acqua. Evitiamo di fare queste cavolate, altrimenti non avremo i risultati sperati. E direte grazie al ca, però il problema è che almeno per quanto mi riguarda ogni tanto mi è successo di dire vabbè, oggi anche se non le annaffiate domani le annaffierò un po' di più, e vabbè anche se oggi non mi si è accesa la luce domani le accenderò un po' di più. In realtà le piante basta molto molto poco per iniziare a filare, e quando sono così piccole ma basta ancora meno per seccarsi subito perché hanno finito tutta l'acqua. In più coltivandole al di sopra di una superficie riscaldata come i tappetini appunto riscaldati, si rischia che il terriccio asciughi molto rapidamente. Una cosa da fare infatti è tenere d'occhio dal buco sotto dell'alveolo il terriccio al di sotto com'è. Appena inizia ad asciugarsi io annaffio subito, perché altrimenti le punte delle radici che arrivano in fondo al vasetto iniziano già a soffrire, e è una cosa che non vogliamo. Se bruciamo la punta delle radici non continueranno a crescere, ma probabilmente cresceranno in altri modi, ma ovviamente non è che vogliamo. Se ti mozzano i piedi te non saresti tanto felice, quindi non vedo perché dovremmo lasciar seccare la punta delle radici. Quello che faccio solitamente è subirrigarle in questo caso, ovvero immergerle in una bacinella con dell'acqua, così che si riempia dal sotto se per esempio sotto è asciutto e sopra è già bagnato. Uniamo al punto 4 anche il punto 5, che è il punto del trapianto. Perché? Perché proprio durante il trapianto non vogliamo che avvengano questi traumi. Una cosa molto importante da fare infatti è, prima di andare a trapiantare le nostre piantine, acclimatarle un pochino al clima che si troveranno fuori dal nostro semenzaio, portandole un pochino di ore fuori dal nostro semenzaio al sole, alla luce del sole e all'aria esterna, così che si possano acclimatare e abituare alle condizioni esterne che troveranno quando saranno trapiantate. Questo da farsi anche in primavera, perché comunque per esempio, ora non so se coltivate in serra o in un cassone o in dove coltivate, comunque poiché io per esempio queste piantine le sto crescendo con la luce artificiale, quando le andrò a mettere fuori il sole è un po' tutta un'altra cosa, e quindi dovranno un pochino abituarsi sia alle temperature che al sole, che al vento, che alla pioggia, alla neve. Quello che non saprete infatti è anche la qualità delle vostre piantine, la strong, la potenza, la loro durezza, il loro fusto, la composizione del loro fusto dipende anche dalle condizioni che trovano nel momento in cui crescono. Per esempio quando le andiamo a crescere qua in semenzaio crescono molto esili, perché comunque non c'è un vento, non c'è una pioggia, non c'è niente, non hanno difficoltà nello svilupparsi, mentre quando le andremo a mettere fuori troveranno tutta una serie di difficoltà che, se non hanno la struttura adatta per affrontarle, si troveranno in difficoltà. Quindi portatele qualche ora fuori prima di iniziare a trapiantarle per qualche giorno, così che si possano abituare alle condizioni esterne. Ovviamente non ve lo devo dire io, quando le andrete a trapiantare dovete stare molto molto attenti all'irrigazione, che non gli manchi mai l'acqua, perché ovviamente non vogliamo farle traumatizzare come sempre, e purtroppo questo è, più sono piccole più sono fragili, dobbiamo portarle a una dimensione tale che possano subire un trapianto all'esterno, ma comunque sappiate che essendo cresciute in un ambiente
ambiente controllato, anche all'interno di una serra è sempre un ambiente controllato. Quando usciranno fuori potrebbero subire degli sbalzi, quindi stiamoci molto molto attenti. In fondo al quinto punto, che era il trapianto, ci mettiamo anche un sesto punto così aggiuntivo in più, che è quello della pazienza. Quando si coltiva in semenzaio bisogna avere pazienza. Pazienza a dover seminare e pazienza a aspettare per il giusto trapianto. E pazienza in generale per tutto. Non abbiate furia a voler piantare le vostre piantine ad ogni costo, non abbiate furia a volerle seminare ad ogni costo e non abbiate furia per volerle concimare ad ogni costo, perché ogni fase ha i suoi tempi. Ovviamente è inutile andarle a concimare perché è una settimana e mezzo che sono lì con due fogline e non si muovono e voi volete che si muovano e vadano veloci. Molto probabilmente i problemi sono altri, per esempio la luce o il calore, ma comunque dobbiamo lasciare ad ogni fase il suo periodo di tempo. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, era un video così un pochino rapido per darvi qualche consiglio in questo periodo che siamo tutti con le mani nel semenzaio o perlomeno con la mente. Se non vi siete ancora iscritti vi prego di iscrivervi, e tanto che siete lì attivate anche la campanella che non fa mai male. Mettete un mi piacione per sostenere i miei video. Se mi volete seguire su Instagram, qua sotto trovate il link per raggiungere il mio profilo, potete chiedermi quello che vi pare in messaggio privato, ovviamente che riguardi l'otto, altrimenti vi posso dire che tempo fa dalle mie parti o come sto io, se va bene tutto ok. Noi come sempre ci vediamo ogni mercoledì e domenica qui su questo canale con un nuovo video. Al prossimo video!